faccio di mio buon cappino su questa tubazione di gomma magica e vediamo se funziona. Violetta, cerca di non fare sciocchezze ora, per favore. Voglio questa gomma, che c'è di strano? Preferirei che tu non la provassi. Vedi, sto ancora perfezionando la mia invenzione. Ci stanno ancora due o tre cosette. Oh, al diavolo! Afferrò la stecca di gomma e se la ficcò dritta in bocca. Immediatamente le sue enormi, super allenate mascelle cominciarono a masticarla come due macine. No, non farlo! Oh, favolosa! Quanto è buona questa zuppa! È zuppa di pomodoro, bella calda, cremosa, squisita. Io me la sento scorrere in gola! Fermati, la gomma non è ancora collaudata, non funziona a dovere. Ma che funziona proprio bellissimo! Per Corina, quanto è buona questa zuppa! Sputala subito! Sta arrivando il secondo! È vitello arrosto e le patate che lo accompagnano sono fantastiche! Perfette! Sono tenere come il burro, tenero! Ah, che cosa interessante, Violetta! Mentre la ragazza in gamba! Torta di mirtilli con la panna! Mio Dio, è buonissima, sta arrivando! È come se masticassi e ingoiassi delle tenere e gustose e buonissime cucchiaiate di torta di mirtilli di tutto il mondo! Violetta, cosa sta succedendo? Zitta, mamma! Lasciami finire in pace! Violetta, il tuo naso si sta gonfiando tutto! Sì, sta diventando rosso, come un mirtillo! Violetta, sta diventando rosso! Che sta succedendo? Violetta? Violetta, e anche le tue guance, e anche il tuo mento, e tutta la faccia ti sta diventando blu. Violetta, stai diventando violetta, Violetta. Ve l'avevo detto io che non era ancora pronta, che c'era qualcosa che non andava. C'è sempre qualcosa che non funziona quando si arriva al dolce. È la torta di mirtilli che mi combina questo scherzo, ma un giorno all'altro riuscirò a renderla perfetta, vedrete. E io mi sento un po' strana. E ti stai guardando un palloncino, Violetta! Come un mirtillo! Mi sento tanto bene! Presto, presto chiamate un dottoressa! La si può casare con uno spillo? Fate rotolare la signorina Beauregard sulla barca e portatela subito alla centrifuga! Alla centrifuga? Cosa succederà alla mia bambina? La centrifugheranno! Bisogna subito estrarre tutto il succo, poi si vedrà. Molto dipende da come ne verrà fuori, ma non si preoccupi, faremo ogni cosa per rimetterla in sesto. Mi dispiace veramente tanto per questo incidente, credetemi. È certo che la vita, amici cari, di spettacoli immondi ne offre vari. Ma uno dei più brutti e rivoltanti, e ai noi in giro se ne vedono tanti, è quello offerto da quei derelitti che da gomita acuta sono afflitti, sempre se ne stanno a biascicare l'eterna gomma. Niente, masticare! Sono anche peggio di chi, come a caso, si va a cacciare. Pulito dentro il naso! Mastica in bagno, mastica in chiesa. Mastica canno, mastica chiesa. Mastica gomma, lamento al limone. Di liquirizia, mela, lampone. E se una gomma a portata di mano. Mastica avanti di porco in mano. E un giorno, priva d'altro vicino. Mastica pure l'orecchio al postino. È per questo che abbiamo provato di salvare Violetta da un tal fato. È ancora giovane, può ancora cambiare e smettere il continuo masticare, sempre che esca viva dalla sua cura. Cosa per noi? Non è tutto sicura. Oh, oh, oh. Ausführlich wiedergegeben. Oh, oh, oh.
life is to be saved from infinite misery and indeed from final doom, there must be this act of faith in the European family.